let me down. E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite. Oggi ragazzi siamo in un video particolare, come state vedendo da Rise, ecco qui che dice di sì. E ragazzi, oggi vi andremo a far vedere come mettere le macro da PS4 100% funzionante. Ragazzi, mi raccomando, avete bisogno solamente di un telefono, di un po' di MB da spendere, pochissimi per due applicazioni, e infine dovete avere una PS4 ovviamente e un pad. Detto questo ragazzi, ci spostiamo sul telefono e faccio subito vedere come si fa. Let's go. Ed eccoci qui ragazzi nel nostro telefono, lasciate fare ovviamente la schermata di sfondo. Bisogna andare su Play Store e scaricarsi la prima applicazione, ossia pad PS4. Non è la prima bensì raga la seconda applicazione. Eccola qui, Mobile PS4 DualShock Gamepad. Ragazzi mi raccomando, scaricatevela e poi farò vedere come funziona appena avrà terminato il download. Eccoci qua dentro l'applicazione, voi dovrete semplicemente premere questo pulsantino qui e iniziare. Allora, cosa dovete fare di preciso? Ovviamente qui skippate tutto, dovete registrare la vostra PS4. Come si fa? Molto semplice, andate su registra PS4, qui ragazzi andrete a selezionare il vostro numero di registrazione, che praticamente troverete tranquillamente andando sulle impostazioni della PS. Scendete nelle impostazioni fino a quando non troverete, come c'è scritto qui, impostazioni, connessione per giocare da remoto, quindi impostazione della connessione di riproduzione remota, ci andrete a premere e andate su aggiungi dispositivo, come ti dice qua raga, molto semplice. Aggiungi dispositivo e qui vi apparirà un numero, dovete semplicemente inserirlo. Ora io lo inserisco, tanto raga cambia ogni 300 secondi questo numero. Andiamo a inserire per l'appunto, ecco qui, il numero di registrazione, e non fate nient'altro raga, semplicemente registra PS4. Voi dovete premere ok, molto molto easy. E porterà sul sito della PS4, dove ovviamente dovete fare il login. Raga, farò il login molto veloce e ci becchiamo appena l'ho finito. Eccoci qui, concluso il login. Ovviamente raga, dovete fare tutti i passaggi che vi dico. Una volta arrivati qui raga, vi apparirà questa schermata, modalità gameplay, gamepad, collega o collegamento diretto. Ora voi non dovrete fare nient'altro che tornare indietro, quindi praticamente uscire, andare su Play Store e ragazzi dovete praticamente installarvi questa applicazione qua che si chiama AutoClicker. Non so raga, un po' da Acer, però ci sta. E questa qui ragazzi, AutoClicker 2020 Automatic Tap. Ragazzi mi raccomando, installatela. Ovviamente raga, vi lascerò tutti i link in descrizione nel caso voi non riusciste a trovarli. Apriamo l'applicazione e qui raga bisogna un po' più capire come funziona. Allora, innanzitutto dovete dare l'accessibilità all'app, premendo ok vi porterà sulle vostre impostazioni, dovete andare in fondo, autoclicker, accesso, ok, perfetto. Tornate indietro e fate abilità modalità multitarget. Questa qui ragazzi, multitarget, eccola qui la modalità multitarget. Abbiamo già finito ragazzi, tranquilli, abbiamo già quasi finito. Ovviamente chiudiamo la schermata, queste due raga dovete lasciarle sempre. Ora andiamo sul nostro gamepad, ok. E cosa succede ragazzi? Cosa succede? Ovviamente raga, qui dovete collegarlo. Una volta riaperto il tutto e arrivate a questo punto, dove avete premuto anche collega, vi apparirà questa schermata e sarebbe il vostro joystick da telefono. Voi cosa dovrete fare con ovviamente l'interfaccia dell'altra applicazione dell'autoclicker? Dovete andare a creare due pulsanti che verranno cliccati automaticamente ogni volta. Come si fa? Molto semplice, basta premere due volte il più e questi due pulsanti vengono creati così in maniera automatica. Io vi consiglio di andarle a mettere in questa maniera rispetto alle impostazioni che ho messo io. Raga, se volete ve le faccio anche vedere, anzi ve le faccio vedere subito. Le potete trovare praticamente qui in sovrappressione. Stanno aprendo le immagini, ragazzi mi raccomando copiatele. Copiatele tutte, perché per ora io sono riuscito a trovare questa combinazione di tasti. Dopodiché raga, avete fatto in questa maniera, molto semplice. Dovete premere sul numero 1 e andare a impostare non 100 ma bensì un solo millisecondo. E perfetto. Uguale anche per il tasto numero 2, un millisecondo. Dopodiché raga, dovete semplicemente premere il tasto blu, ossia il tasto play, e la cosa apparirà così ragazzi, guardate un po'.
Detto questo, ragazzi, il video è quasi finito. Vi ricordo le ultime cose, che ovviamente meno ping avete e più le macro verranno utilizzate al meglio, quindi c'è più possibilità che vi diventa la struttura invisibile e cose così. Vi ricordo anche che trovate tutte e due le applicazioni in descrizione, mi raccomando fateci un salto. L'ultima cosa, mi raccomando, se vi va, utilizzate il mio codice d'autore nello shop Davide Dominati, lo vedete qua sopra, mi raccomando utilizzatelo tutti. Detto questo, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video o una prossima live. Mi raccomando, state bene. Bella raga!